Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A proposito delle fosse ardeatine, ha ricordato l'uccisione che avvenne nel dopoguerra del direttore del carcere di Regina Coeli, Caretta, che fu linciato dalla folla. Lui era andato a testimoniare al processo contro il questore di Roma. Nacque un tumulto nell'aula del processo, insomma, alla fine finì con un linciaggio a questo direttore del carcere di Regina Coeli, che non era uno sgherro che aveva lì torturato, era stato anzi un direttore del carcere. Questo, diciamo così, perché fu linciato Caretta? C'è un libro scritto su questo argomento, e qui, diciamo così, nascono tutta una serie dall'uccisione del direttore del carcere. Nasce con una serie di interrogativi che sono stati fatti. Per esempio, non è vero che tra i morti delle fosse ardeatine c'erano tutti i rappresentanti dei partiti politici. C'erano soprattutto, diciamo così, non voglio suscitare nuovi problemi, però sta di fatto che appunto alcuni rappresentanti, non dirò quali neanche sotto tortura, alcuni, diciamo così, i rappresentanti di un certo partito non c'erano tra i martiri delle ardeatine. C'erano soltanto massicciamente appunto i rappresentanti di alcuni schieramenti politici, altri no. Ecco. Allora, questo può essere un caso. Però ci lascia così. No, non voglio dire più, perché sennò apriamo un'interminabile questione e parliamo solo di questo. Allora, ecco, diciamo così, questo è un problema che c'è stato, è stato sollevato dagli storici. Naturalmente non è il caso che un Presidente del Consiglio in un comunicato si metta a parlare di queste cose. Però c'è modo e modo di presentare, di riallacciarsi alla storia patria, che ha una serie di punti indiscutibili. Cioè, in Italia non si può essere fascisti. Punto e basta. Su questo, diciamo così, è ovvio che c'è una convenzione che non puoi eludere. Però poi, detto questo, ci sono molte altre cose che si possono dire, parlare, discutere, analizzare. Quella nota di cui stiamo parlando,